Allora, un saluto a chi guarderà questo video. È da un po' di tempo che non carico più video sul canale YouTube, cercherò di mettere ogni tanto qualcosina in più. Allora, Leo, chi è Venti e Ciao chi a è tutti Leo? ragazzi! Leo è un caro amico, abbiamo preparato insieme l'esame di economia politica più di 3 anni fa. Un esame dove Leo è andato molto bene, ha superato quella prova di esame con un bellissimo 28 su 30. Oggi pranzavamo e siccome ha cominciato la magistrale mi ricordava praticamente che cosa? Che c'è un esame che farà economia del lavoro e ci sono alcuni concetti come per esempio l'utilità marginale che sono passati più di 3 anni e lei ancora se li ricorda. Io direi, per chi guarda questo video, magari sta preparando microeconomia, vai Leo, pensaci tu, racconta che cos'è l'utilità marginale. L'utilità marginale. L'utilità marginale la possiamo rappresentare come il primo bicchiere d'acqua che noi beviamo e ci dà una soddisfazione pari a 1000, il secondo bicchiere d'acqua che noi beviamo ci dà una soddisfazione pari a 500 e il terzo bicchiere che noi beviamo ci dà una soddisfazione pari a 100. Quindi che cosa succede? Che l'utilità totale aumenta, però tende a l'utilità marginale diminuisce perché vi sono andamenti decrescenti. Bravissimo Leo, diciamo Leo, sono passati 3 anni quando ho studiato questo argomento, cioè 3 anni o anche più di 3 anni, e sta raccontando uno degli argomenti che incontri in microeconomia, che è l'utilità marginale. E molte volte in facoltà, senza mai criticare il lavoro di bravissimi docenti universitari, alcuni argomenti ti vengono spiegati in maniera molto fredda. Quindi magari viene detto l'utilità marginale, o per esempio, come è successo in altre Produttività università, marginale. il prodotto marginale è il contributo dell'ultimo lavoratore. Giustissimo, è vero che è il contributo dell'ultimo lavoratore, ma tante volte gli esempi sono più importanti della frase, perché un esempio ti rimane in testa. Quando con Leo affrontavamo il tema dell'utilità marginale, io dicevo: Leo, ma immagina che sei nel deserto, arriva qualcuno e questo qualcuno ti dà un bicchiere d'acqua e tu eri morto di sete, cioè vivo ancora, però avevi tanta sete. Il valore che tu ottieni da quel primo bicchiere d'acqua è molto alto. E perché è molto alto? Perché hai tantissima soddisfazione, ma le unità aggiuntive, che si chiamano per l'appunto marginali, variazione al margine, quindi variazione molto piccola, che cosa succede? Le unità aggiuntive è vero che ti rendono contento, è vero che danno utilità, ma te ne danno sempre di meno. E allora, se uno riesce a capire questo concetto, con un secondo capisci per quale motivo la funzione di utilità totale, che cos'è? È una funzione crescente a ritmi decrescenti. Non hai imparato a memoria, non hai usato il castelletto della memoria, il controcastelletto, il quizzettone, tecniche che oggi vanno molto di moda, contro le quali io non ho nulla. Ma che cosa succede? Quando tu questo argomento l'hai capito, l'hai agganciato, l'hai fatto tuo, che cosa accade? Succede semplicemente che l'apprendimento diventa più semplice e quindi, ah, ecco perché il grafico dell'utilità totale è fatto così, è vero, magari esce fuori quella, ah, adesso ho capito, è crescente, ok? Però perché cresce a ritmi sempre più lenti? Perché l'utilità marginale è decrescente. E che cos'è l'utilità marginale? L'utilità che riesco ad andare ad ottenere da ogni singola unità in più. Racconto questo per dire semplicemente che è passato del tempo e questi esempi lui ancora se lo ricorda. E oggi, quando pranzavamo insieme, Leo mi ricordava che ha visto un video su YouTube e in questo video su YouTube si raccontava di cercare di studiare per comprendere e saper raccontare un fenomeno. Non studiare per imparare a memoria, perché l'imparare a memoria può durare un po' e poi se ne va. Quando un argomento l'hai fatto tuo, e lei adesso è un caso di uno studente che sono 3 anni, forse anche più di 3 anni che ha studiato con me, ma ci sono studenti che sono passati 6 o 7 anni e ancora si ricordano gli esempi, pur non avendo mai sentito parlare di tecniche strane della memoria, contro le quali il sottoscritto non ha nulla in contrario, ma vuole solamente porre l'attenzione su un altro aspetto. Una volta che un concetto è tuo per sempre, te lo porti dietro, ti aiuterà in determinate prove, in determinati concorsi, in colloqui di lavoro e in tante altre situazioni che la vita prevede. Detto ciò, un caro saluto da Lib.
Ciao a tutti, ragazzi. e dal medico Leonardo. Ciao a tutti, buona giornata. Se qualche studente vede questo video, buono studio.